L'arbitro della partita è il signor Doveri di Roma, che dà il via in questo momento al match. Pallone per Brozzo, cerca di muoversi, propone il dai e vai con Perisic, filtrante per Nagatomo, è un po' lunga, Juto ci arriva, la piazza dentro, Candreva si deve girare, contro cross, centro area, è gol, 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 Brozzo, epic! Il cross di Candreva, arriva il colpo di testa di Brozovic. Palla per Icardi, colpo di tacco, Brozovic tenta il numero e c'è un fallaccio di Costa, ci sarebbe anche una mariglia. Fischia l'arbitro, movimento di Icardi, parte Brozovic, è gol, 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 è gol! Doppietta di Epic, doppietta di Brozovic, che in due minuti fa l'1-2, che mette seduta la difesa del Benevento, punizione che ho detto un piede caldo sa mettere solo in un punto, là dove si annidano i nemici dell'igiene, nell'angolino. Ripartono con Iemmello ed Alessandro, Iemmello prova ad andare da solo, attenzione uomo che arriva dietro, la mette per D'Alessandro che è solo, il tiro, il gol, si riapre il match, l'assist di Iemmello, non c'è modo di poter contestare anche rivedendolo noi dalle immagini. Ci inizia in questo momento il secondo tempo. Cataldi allarga sulla laterale per Lombardi che carica il destro, cross al centro D'Alessandro, palo, tutto solo lì, aspetta l'arrivo dei rinforzi, palla buona, João Mario allarga, Perisic il tiro e la parata di Belez, e quindi non è difficile secondo me l'intervento poi conclusivo da parte di Belez. Gagliardini, la posizione è buona, potrebbe caricare il destro, cerca il filtrante per Icardi, palla esterna, fuori per Perisic, non c'è nessuno di testa al centro, allora palla bassa per Vecino che carica il destro, il tiro, la parata di Belez. L'ultima azione per loro, pericolo, attenzione, Iemmello arriva al limite dell'area, il suo tiro, Samir, ve lo dico con la calma delle grandi occasioni, perché l'arbitro guarda il cronometro, fa ripartire l'azione, dice che l'Inter espugna il Ciro Vigorito. Inter che continua la sua galoppata fatta di tutte vittorie e il pareggio al Dall'Ara col Bologna.